Nel canale, finalmente appunto torno a registrare qualche video visto che ho un pochino più di tempo e questo sarà un video per rispondere alla richiesta di un ragazzo che ovviamente saluto perché è uno di quelli che mi commenta sempre e che mi ha chiesto che cosa ne pensassi del nuovo sistema di reclutamento degli insegnanti. Prima di iniziare il video però volevo farvi vedere due libri che ho comprato ultimamente, che sto iniziando a leggere, così per consigliarveli e per sapere anche voi cosa ne pensate. Il primo è di Umberto Galimberti, Il segreto della domanda. Io adoro Galimberti, l'ho visto 1000 volte al Festival della Filosofia e ho letto molti dei suoi libri, ma questo ancora non l'avevo letto. E praticamente costava 9 euro, io con un buono sconto l'ho pagato 2 euro, quindi veramente una sciocchezza. Ed è appunto una serie di risposte alle lettere che probabilmente riceveva su Repubblica, perché lui ha collaborato anche con Repubblica, quindi risposte alle lettere che riceveva che riguardano l'economia, la politica, la famiglia, la fede, il rapporto con la religione, il rapporto tra fede e ragione, ma anche ovviamente la scuola. C'è tutto un capitolo, la parte settima, dedicata al profilo basso della scuola, le carenze educative e la scarsa istruzione. Quindi il disagio scolastico, i rapporti scuola-famiglia, insomma, è veramente secondo me molto interessante. Adesso sto finendo intanto un altro libro. Però sicuramente ho iniziato già a sbirciare, ma lo andrò a leggere e poi vi farò sapere cosa ne penso. E poi ieri, nuovo acquisto fresco fresco, è stato un regalo di mio fratello per il compleanno. Si chiama appunto La gioia di pensare di Vittorino Andreoli. Io è un altro autore che adoro, che ho conosciuto anche di persona in vari convegni. E appunto La gioia di pensare, elogio di un'arte dimenticata, e è una serie di appunti, di brevi aforismi, pensieri, annotazioni, come se fosse un taccuino, cioè un'agenda, come dire, un'agenda proprio giornaliera di 365 giorni. Quindi ho iniziato da oggi, che è il 17 febbraio, e la leggerò appunto la mattina una pagina al giorno. Sono degli stimoli anche presi semplicemente da fatti di cronaca, da cose che accadono, fatti di attualità, che spingono appunto a riflettere, che quindi esercitano questa famosa arte di pensare. E niente, mi sembra molto carino proprio l'idea con cui è strutturato, perché dice anche proprio nella quarta di copertina che appunto bisognerebbe ritornare ad avere questa abitudine del taccuino, no? Su cui annotare i propri pensieri. Ecco, mi sembra anche proprio molto filosofico da questo punto di vista. Quindi vi farò sapere anche di questo ovviamente cosa ne penso. E quindi arriviamo poi al tema del video. Devo dire la verità, questo periodo è stato molto frenetico, molto impegnativo e quindi non ho avuto il tempo, insomma, di andare bene a informarmi, a leggere bene tutte le nuove direttive, le linee guida, insomma, sul nuovo reclutamento degli insegnanti. Da quello che ho un po' letto tra Orizzonte Scuola, Repubblica, insomma, quello che mi sono un pochino così documentata, così mi sembra di aver capito che si vorrebbe eliminare il TFA, da quello che ho capito, quindi il tirocinio formativo attivo di cui vi ho già parlato, magari vi lascio la scheda appunto del video dedicato al TFA. E invece fare una sorta di corso concorso abilitante, cioè una serie di 3 anni in cui praticamente si fanno delle prove preselettive, comunque si fa un tirocinio abilitante con alla fine appunto un concorso abilitante in qualche modo. Allora, mi sembra un pochino difficile da realizzare e bisognerebbe vedere poi come effettivamente viene realizzato. Non credo che sia la soluzione migliore. Vi dico, a mio parere, quale sarebbe, diciamo, nella mia città ideale, quale sarebbe il metodo di reclutamento degli insegnanti. Poi ovviamente avrà i suoi pro e i suoi contro, ma quello che a me pare di aver capito. Secondo me, allora, dopo la laurea triennale, ci sta insomma una laurea triennale, insomma, più o meno, come dire, selettiva. E dopo la laurea triennale fare una laurea specialistica che non sia più la laurea magistrale, la vecchia laurea specialistica, ma sia appunto un vero e proprio tirocinio.
Non come è stato il TFA, cioè un tirocinio a scuola la mattina affiancati da un tutor, più lezioni certo al pomeriggio, ma di qualità, non certo quello che abbiamo fatto al TFA, quindi anche a livello organizzativo, dove però magari ci sia una preselezione, anche il TFA abbiamo fatto tre prove preselettive. Quindi fare magari 2 anni di tirocinio abilitante in modo da entrare intanto nel mondo della scuola, ma continuamente, diciamo in parallelo, fare anche dei corsi di aggiornamento, delle lezioni che non siano solo nozionistiche come quelle che abbiamo fatto noi al TFA, per quanto si chiamassero didattica della filosofia o didattica della storia, non erano didattica, era studiare la storia medievale, studiare la filosofia. A livello nozionistico, ma che siano dei corsi che veramente diano degli strumenti, dei metodi, una cassetta degli attrezzi a cui ricorrere, no? Per poi andare a insegnare quella cosa, perché quello che è importante per un insegnante è appunto la mediazione didattica, cioè come quel sapere alto, specialistico, universitario, come lo proponga un ragazzo di 15, 16, 17 anni, come lo faccio diventare un oggetto di studio. Quindi devo avere un metodo, ovviamente. Certo, non è che il metodo si può imparare così dal nulla. Uno poi lo sperimenta attraverso l'esperienza. Non lo so, ci sono veramente tanti fattori, se lo deve anche sentire, in qualche modo deve esserci portato. Però se io ho magari un punto di riferimento, dei modelli, degli esempi a cui ricorrere, magari poi posso calibrarli su me stesso, calibrarli sulla mia classe, calibrarli su quella scuola o su quel particolare argomento. Quindi togliere un po' tutta questa pedagogia, tutte queste teorie pedagogiche che per carità possono essere utili, ma magari fare molta più psicologia, studiare come funziona la memoria, come funziona l'apprendimento, studiare la psicologia dello sviluppo. La psicologia dell'educazione, quindi molta più psicologia, meno teorie pedagogiche e molti più strumenti, molti più metodi concreti, pratici su come insegnare la mia materia, perché a me non interessa sì l'unità di apprendimento, ma poi nella pratica io cosa devo fare? Cioè, quello è il discorso, che sono tutte teorie astratte che però poi non hanno un riscontro pratico, concreto a scuola, perché sembra che chi abbia creato queste teorie, ci abbia insegnato queste teorie, non sia mai entrato veramente in classe e non abbia mai visto come funziona un'ora di lezione. Comunque, al di là delle polemiche, non voglio essere polemica, però questo secondo me è quello, il bagaglio che deve avere un insegnante. Quindi la psicologia, cioè capire come un ragazzo apprende, capire come funziona la memoria, qual è lo stile di apprendimento, e dall'altra unirlo a un metodo, capire qual è il metodo più adatto per insegnare la filosofia, la storia, la matematica, la scienza a quel ragazzo, come io posso rendere quel sapere così elevato, così astratto, così universitario e specialistico, posso renderlo adatto a un ragazzo che deve apprenderlo, quindi quello. E niente, questo secondo me appunto è quello che deve saper fare un insegnante. Per il concorso io credo che non sia necessario, magari secondo me dopo questo percorso abilitante che dovrebbe sostituire la laurea magistrale, che è assolutamente inutile, fare appunto una graduatoria, quindi in base a come è andato quest'anno questo percorso abilitante, compilare una graduatoria e iniziare ad assumere appunto da questa graduatoria e per chi vuole invece magari passare di grado, non lo so, più velocemente, fare dei concorsi che però non siano vincolanti e che non siano soprattutto nozionistici come sono stati gli ultimi concorsi, perché in fin dei conti, che se ne dica, il bando di concorso dava come programma tutt'altro, quindi le linee guida, la legislazione scolastica, la pedagogia, i metodi didattici, ma non diceva studiate la filosofia o la storia dalla sì, lo diceva, studiate la filosofia e la storia e quali sono gli argomenti, il programma, quindi. Però poi le domande che sono state fatte erano domande totalmente sconnesse dal programma che viene fatto in classe e dove non si richiedeva appunto una didattica, ma si richiedeva solo, lasciatemelo dire, solo nozionismo puro, perché andare a chiedere quali sono le armi da guerra e come cambiano le armi da guerra dal Medioevo ad oggi, primo non è didattica, secondo non si fa a scuola, terzo è solo nozionismo.
Cioè, è proprio palese a mio parere. Comunque, quindi secondo me, ecco, il concorso è proprio una cosa da eliminare o comunque da cambiare se proprio bisogna farlo necessariamente, qualcosa che andrebbe proprio riorganizzato e rivisto proprio in toto. E niente, poi appunto questa cosa dell'anno di prova che già è stata sperimentata quest'anno, a mio parere è una grande, cioè sarà anche una formalità, ma è assolutamente inutile, perché una persona che comunque arriva al concorso ci arriva dopo che ha insegnato per anni e anni e nessuno gli ha fatto da tutor. Ci sono insegnanti, gli insegnanti più adulti che noi troviamo, sono quelli che addirittura non avevano neanche la laurea, magari avevano anche solo non lo so, la scuola magistrale. Quindi se una volta si poteva insegnare con la scuola magistrale, perché adesso ci vuole la laurea, la doppia laurea, il TFA, il concorso, l'anno di prova, cioè è un mettere ostacoli su ostacoli. Quindi questo secondo me è il nuovo, dovrebbe essere il nuovo reclutamento degli insegnanti, a mio parere, dei nuovi insegnanti. Per quelli che come me già sono precari, che magari sono idonei al concorso ma non vincitori, che non hanno vinto il concorso, secondo me il metodo migliore è il doppio canale, quindi assumere 50% da graduatorie di merito del concorso e 50% dalle GAE, quindi inserire anche noi abilitati nelle GAE, perché così come sono stati fatti, noi abbiamo passato comunque tre prove preselettive per entrare al TFA, hanno la stessa, dicevo che appunto hanno la stessa validità delle prove di un concorso, perché sono state molto 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 selettive. Niente, io ho concluso appunto di dirvi il mio pensiero. Fatemi sapere se siete interessati anche a un video specifico sui disturbi dell'apprendimento. Sto seguendo vari corsi di aggiornamento sui DSA, sui BES, i bisogni educativi speciali, i disturbi del comportamento, dell'attenzione. Quindi appunto se magari siete interessati vi posso appunto fare un video specifico anche sulla preparazione del PDP, del PEI, sulla didattica differenziata, personalizzata, insomma, fatemi appunto sapere cosa ne pensate, se vi potrebbe interessare. Io intanto vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.